Buonasera, buonasera e benvenuti alla Concerto Appuntamento con il Solo Calcio alle 21 e un minuto in diretta su Rete 8 Sport per parlare della delicatissima situazione che vive il Pescara, ultimo in graduatoria insieme con l'Entella, Entella che ieri ha perso con la Frosinone in casa, Frosinone che è tornato a flirtare con il successo dopo quasi due mesi, ultima vittoria per la squadra di Nesta che era in bilico lo scorso 15 dicembre sul campo della Reggiana, Frosinone che ospiterà il Pescara venerdì con inizio alle 21 sarà l'anticipo del prossimo turno di campionato, si sta giocando Cosenza-Reggina, il Cosenza ha 22 punti in graduatoria, la possiamo guardare subito la classifica, il Pescara come è noto, come sapete già tutti, ha cambiato per la terza volta, per la seconda volta in questa stagione il suo allenatore, non c'è più Breda, esonerato, destituito dall'incarico, al suo posto Gianluca Grassadonia che appunto debutterà venerdì con inizio alle 21 sul campo del Frosinone. Eccola qui la classifica, Pescara ed Entella all'ultimo posto con 17 punti, l'Ascoli a quota 21 e poi il Cosenza che però sta giocando contro la Reggina, 5 punti di distacco dai play-out, 7 dalla salvezza, situazione insomma molto ma molto delicata, tra l'altro il Pescara ha subito il 14esimo KO in questo campionato nel match interno con la Venezia, il 7° all'Adriatico, Giovanni Cornacchia, numeri fortemente negativi, 41 le reti subite dalla squadra biancazzurra. Buonasera a Giancarlo Febbo. Buonasera. Grazie Giancarlo. Buonasera a tutti. Collega del Corriere dello Sport e naturalmente Pierpaolo Marchetti. Buonasera Pierpaolo. Buonasera, buonasera. Salutiamo via Zoom, dovrebbe essere già in collegamento, ce l'abbiamo fatta, l'amico, il grande direttore sportivo ex di essere il Pescara e di tante altre squadre, Enzo Lucifora. Buonasera avvocato. Buonasera a tutti, ciao Massimo, ciao Giancarlo. Buonasera, ciao avvocato. Ciao, grazie, grazie direttore. Allora, noi abbiamo una scheda, abbiamo fatto il punto della situazione, quello che è successo quest'anno, però volevo già chiederle avvocato, anzi chiederti, giriamo del tu col massimo del rispetto come abbiamo sempre fatto. Ci fai tu un'analisi, visto che hai il dono della sintesi, di quanto è accaduto quest'anno, di quanto sta accadendo in questa stagione? Ma secondo me c'è un errore di fondo nella struttura della squadra, nelle scelte dell'organico, nella scelta del tecnico. L'errore secondo me sta quest'estate, quando doveva essere confermato Sottil e doveva quasi cambiare, bisognava cambiare l'80% dell'organico che sostanzialmente era retrocesso in Serie C già l'anno scorso. Per cui gli errori sono stati commessi quest'estate e poi c'è stato un continuo scarico di colpi a destra e a sinistra con cambi di allenatore quando le responsabilità sono chiare. Sintetico e molto chiaro, Pierpaolo prima della scheda e Giancarlo, a voi due la parola, in generale. Partiamo da sinistra. Partiamo da sinistra, infatti mi trovo in un posto inedito. Presidente, è giusto, tu sei il presidente. Proposito, tra un po' non sarà rieletto. Tra un po' si rivota Pierpaolo. Non ti voto, mi spiace per te, non ti voto. Che chiaro e diretto Pierpaolo. No, mi vota. Come sempre. Che mi vota, io lo so. Che dire, mettiamo un altro punto, tiriamo un'altra linea, vediamo che cosa succede da adesso in poi. È chiaro che la situazione è drammatica. Perché poi, senza che ci mettiamo a fare le tabelle salvezza, però la realtà è che comunque il Pescara deve cominciare a viaggiare a una media punti pazzesca, diciamo. Certo. Se diamo retta alla quota salvezza dell'anno scorso, dovrebbe girare una media di 2 punti a partita. Quindi, però, siccome le altre sono anche attardate, non si sa mai, nel senso che la salvezza diretta, la prima squadra che salva direttamente la Reggiana, 24 punti, ha viaggiato finora una media di 1,04. Se fosse confermata quella quota, anche la Reggiana dovrebbe alzare la sua, girare a una media di un punto e mezzo a partita, che non è facile per nessuno. Può darsi che si abbassi un po' quest'anno la quota. Questo non significa che ci dà grosse speranze, perlomeno la squadra che abbiamo visto fino adesso, mancanze di attenzione, partite regalate. Io adesso, vabbè, Breda non c'è più, chiaramente
lui è una bravissima persona, è un bravo allenatore. La premessa è che tutti quelli che sono allenatori professionisti sono bravi, hanno le competenze, tutti coloro che hanno fatto il supercorso di Coverciano hanno le competenze. Poi bisogna vedere se la loro filosofia attecchisce o meno nel gruppo squadra. A me sembra che quella di Breda abbia attecchito soltanto all'inizio. Poi a un certo punto qualcosa è successo, forse questo fatto del cambio modulo, perché poi il cambio modulo da dove è scaturito? Dalla partita di Salerno, dove a un certo punto stavamo già sotto di due gol dopo poco tempo, allora perso per perso è passato a 4-2. Dopo c'è stata quella partita illusoria di Verona contro il Chievo, dove il Pescara effettivamente ha scarabocchiato qualche azione offensiva, ma secondo me molto casuale. Infatti la sera stessa io venni in trasmissione da te e dissi: secondo me bisogna sostituirlo adesso Breda, ma non per qualcosa, perché dopo la Regina c'era il turno infrasettimanale, quindi non lo potevi fare per le successive tre partite. Ora io, diciamo, sono rimasto basito dalle prestazioni contro la Regina e contro il Venezia. Cioè, contro il Venezia è stata una cosa allucinante, due calci d'angolo, due gol, il livello di attenzione è bassissimo, il secondo gol è stato peggio del primo, il primo perlomeno un infortunio ci può anche stare, ma il secondo, che Modolo, cioè non Ibrahimovic, Modolo, salta in aria, l'ha schiacciata, una cosa che non si vede neanche tra i dilettanti, sinceramente. Poi il Pescara è una squadra che quando prende gol praticamente ha perso, perché fino adesso in 23 partite ha recuperato solo due volte, ne parlavamo l'altra volta, una col Brescia sul rigore e poi ha recuperato a Empoli sempre sul rigore, che poi a Empoli abbiamo esaltato quel pareggio, però anche lì il livello di attenzione è stato basso, perché tu vai in vantaggio, loro in 5 minuti ti ribaltano, poi ci ha dato il rigore e abbiamo pareggiato. La situazione è drammatica, lo sapevamo, continua così. Io sinceramente, dopo, diciamo, la prestazione contro il Chievo, è rimasto l'allenatore, non immaginavo mai che altre due partite in casa perse 2-0. Certo. Io le ultime partite in casa 2-0 col Venezia, 2-0 con la Regina, 2-0 con la Cremonese, 0-0 col Cosenza, dove hai giocato per un'ora con un uomo in più. Sono in totale 7 sconfitte all'Adriatico, 14 complessivamente. Pierpaolo, mi dicevi, mi è piaciuta molto la tua espressione, microfoni spenti prima di cominciare la trasmissione, bisogna sperare nell'imponderabile. Questa non è male. Ma è chiaro che un conto sono i numeri, nel senso, i numeri dicono che Pescara si può salvare, perché non è che ci sono, non so, 40 e rotti punti a disposizione, quindi lì è difficile, ma l'impresa si potrebbe fare. Il problema è che obiettivamente i segnali che la squadra sta mandando dall'inizio di campionato, ma negli ultimi due mesi, mese e mezzo. E dico questo perché c'è stato un breve momento in cui sembrava che Breda fosse riuscito a raddrizzare, a svoltare. E Grassadonia, al quale va naturalmente in bocca al lupo, è il sesto allenatore negli ultimi 12 mesi. Allora mi viene difficile pensare che sia sempre colpa degli allenatori. Cioè non ce n'è uno buono. Quindi il problema, torniamo... Questa domanda è lecita, lecitissima. Ma più che una domanda, questa è una domanda retorica, perché mi sembra evidente che non è più un problema di allenatori, perché sono passati allenatori esperti, meno esperti, offensivi, meno offensivi, tattici, meno tattici. E forse solo Sottil ha ottenuto qualcosina. Quindi è chiaro che il problema è... E la squadra. Beh, c'era anche Zauri, a dire il vero, perché se tu consideri Zauri nel novero, insomma, Zauri è quello che ha fatto meglio di tutti, però insieme con Sottil. Però alla fine non andava d'accordo con una parte della squadra, anche lì io ci metto anche questioni, come dire, di anima, di spogliatoio, no? Non soltanto tecniche. Oggi il Pescara è una squadra che fa fatica perché, come è dall'inizio dell'anno, ma ancora di più, è una squadra che, prima di non avere gioco, è una squadra che non corre. Cioè il Pescara quest'anno ha affrontato il campionato con tanti, troppi giocatori in condizioni fisiche precarie. E non vuol dire, prima che telefoni il presidente, non vuol dire che non stanno bene. Ma quando vieni da un anno in cui non giochi mai, da tre operazioni, da due operazioni,
anche se sei essere guariti clinicamente è una cosa, è essere al meglio della condizione è un'altra cosa. Certo. Spesso l'avvocato lo sa, ci vuole un anno a un calciatore che radice un infortunio grave per tornare, ammesso che torni quello che era prima. Il Pescara in questo momento ha in campo tanti giocatori che fisicamente non stanno bene, chi perché non si può allenare con continuità, chi perché deve essere gestito, chi perché veniva da annate difficili. A gennaio abbiamo messo il carico da 12, perché secondo me ha preso buoni giocatori il Pescara a gennaio, però Tabanelli non aveva mai giocato, Rigoni non aveva mai giocato, Odegaard idem, De Sena era l'unico, poi Breda e lì è stato un errore, ne ha messi in campo troppi tutti insieme. Se a questi aggiungi Machin, Machin un altro non aveva mai giocato, Seter deve essere gestito, ha giocato la metà delle partite. Pescara è una squadra che è fisicamente in difficoltà. Assolutamente, su questo siamo d'accordo. Infatti, poi di gioco non ne parliamo. Vabbè, sul gioco, sui moduli, sui sistemi di gioco si può discutere all'infinito perché nessuno ha la verità in tasca. Assolutamente. Ma in Serie B, se non giochi, almeno devi correre. No, certo. Serie B, in tutte le categorie. Perché oggi, se non corri, non vinci neanche. Non lo so, non voglio offendere nessuna categoria. Sono assolutamente d'accordo. Manco neanche nell'ultima. Poi una situazione del genere devi neanche fare in quelle categorie dove gioca Giancarlo. Ecco. No, dove giocavo. Io sono vecchio ormai. Volevo ascoltare prima della scheda Enzo Lucifora. Enzo, ti trovi d'accordo con le analisi di Giancarlo e di Pierpaolo? Sono d'accordissimo ed aggiungo che è vero che è una situazione molto difficile. Però in teoria sono 15 partite, se si fanno tre step da 5 partite alla volta e si conquistano 8 punti, vedendo che la media è bassa, si potrebbe conquistare quantomeno i play-out. 8 punti per te sono 24, 17 mi sembra 41, con 41 punti, si può, data la media più bassa rispetto all'anno scorso, si potrebbero conquistare i play-out. Però è difficile, non è facile, considerando che le prossime 5 partite bisogna giocare a Frosinone, con il Lecce, a Cittadella, con la Spal, a Pordenone, e bisogna fare 8 punti minimo indispensabile per poter rimanere legato alla possibilità della salvezza, perché finché medicamente ci sta questa possibilità bisogna sfruttarla, però ogni 5 partite bisogna conquistare minimo 8 punti. Assolutamente, insomma i numeri mi pare che siano evidenti, insomma l'aritmetica non è un'opinione. Intanto la regina in vantaggio a Cosenza decide per il momento, ma siamo soltanto agli inizi, siamo al decimo, un minuto fa Menes su calcio di rigore. Allora, avevamo detto della scheda, abbiamo fatto il punto in questa scheda cercando di sintetizzare quello che è successo sino ad oggi. Vediamo. Dalla salvezza di Perugia, scelte errate, ha pagato Breda, il meno colpevole. Ora Grassadonia, ma servirà un'impresa. Errori a monte, le responsabilità del club sono precise. Dopo la salvezza, nello spareggio di Perugia, sarebbe stato doveroso, indispensabile, un repulisti. Quanto mai necessario un rinnovamento profondo e radicale. E invece nulla di tutto ciò. Tra mille difficoltà, Sottil era riuscito ad evitare la retrocessione centrando l'obiettivo. Avrebbe meritato la conferma. Infelice e sbagliata la decisione di puntare sul ritorno di Oddo, che ha avallato tutte le scelte di mercato. Molti doppioni, organico male assortito, con diverse criticità in tutti i reparti. Si dice che il tecnico pescarese non fosse contento della rosa allestita. A quel punto avrebbe dovuto dimettersi il 5 ottobre, giorno di chiusura della sessione estiva. Se invece soddisfatto, come ha asserito e dichiarato in tutte le interviste, i risultati, per inciso disastrosi, lo inchiodano. 7 sconfitte in 9 partite, appena 4 punti, 6 gol fatti e 19 subiti. Non solo. Pessima gestione del gruppo e un'idea di calcio con questo organico complicata da mettere in pratica, fondata sul possesso palla, a conti fatti sterile e pochissima interdizione. Del resto i numeri appena ricordati lo testimoniano. Ma ripetiamo, le responsabilità sono sempre del club, che ha sbagliato scelte e strategie. E veniamo a Breda, il tecnico
tecnico trevigiano ha trovato solo macerie. Ciò malgrado è riuscito a dare subito la scossa. Nelle prime 8 partite ben 12 punti, ovvero il triplo del suo predecessore con una partita in meno. 9 reti realizzate, altrettante incassate e 4 gare senza subire gol contro Ascoli, Pisa, Cosenza e Reggiana. Quindi l'inatteso, per certi versi inspiegabile crollo. Nelle 6 sfide successive alla trasferta di Reggio Emilia, un solo pareggio e 5 KO, l'ultimo dei quali col Venezia all'Adriatico, diventato ormai terra di conquista. 7 sconfitte. Nel frattempo il mercato di gennaio, il club ha cambiato tanto, sono stati presi tardi giocatori di curriculum sì, ma con poco ritmo gara e scarso minutaggio nelle gambe. Ci riferiamo ai vari Sorensen, Rigoni, Macin e Tabanelli. Lo stesso De Sena, che nel Brescia a dire il vero ha giocato con continuità, è apparso in affanno. Nel contempo l'organico è rimasto extra large con 30 giocatori, una enormità. Attacco povero, Seter involuto e in condizioni fisiche approssimative. Giannetti non ha ancora debuttato per infortunio. Odgaard bravino ma acerbo. Se a questo aggiungiamo le arcinote lacune del reparto arretrato, essere ottimisti è più che altro un esercizio di fede. Naturalmente d'obbligo provarci sino alla fine. Grassadonia ha a disposizione 15 partite. In bocca al lupo. Non ci sono solo loro. Bocca al lupo naturalmente doveroso a Grassadonia, 49 anni, il prossimo 20 maggio, insomma è un allenatore che ha fatto delle esperienze ultimamente, non sono state esaltanti dal punto di vista dei risultati, però per esempio a Foggia 2 anni fa è stato anche sfortunato, 8 punti di penalizzazione, poi ridotti a 6, all'inizio aveva fatto molto bene cancellando l'intera penalizzazione, poi è stato esonerato, c'è stato un calo fisico, la piazza di Foggia ha invocato l'esonero, è stata accontentata perché è stato ingaggiato Padalino, con Padalino le cose non sono andate affatto bene, 11 giornate, 2 o 3 vittorie se non vado errato, poi ci correggerà, anzi lo saluto subito, Oscar Bonamano, buonasera Oscar, ci sei? Ciao Massimo, sì, buonasera a tutti voi. No, ciao. Stavo un po' rivisitando l'esperienza di Foggia di Grassadonia, perché sì, effettivamente sì. No, dicono tutti Grassadonia, nelle ultime 3 stagioni altrettanti esoneri, però il curriculum secondo me non va in campo, bisogna sempre aspettare prima di giudicare l'operato di un allenatore. Come è andata a Foggia in breve? Perché lui è stato anche molto sfortunato, ricordiamoci la maxi penalizzazione, poi quando tornò alla guida del Foggia un gran finale e praticamente la salvezza sfumata all'ultimo respiro nella partita di Verona. Secondo me a Foggia è andata molto male perché aveva una squadra fortissima che secondo me con Stroppa in panchina sarebbe andata in Serie A. Aveva una squadra con Iemmello, Galano, Kragl, era la squadra impostata da Stroppa che giocava da sola. Anche, scusa, c'era anche il pupillo di Pierpaolo, Kragl. Sì, no, è prima ancora e prima ancora di Stroppa era stata impostata da De Zerbi, per cui secondo me quell'anno la responsabilità della retrocessione del Foggia è da attribuire al Grassadonia dal mio punto di vista. Questo però non significa che non possa fare bene a Pescara. Quindi insomma tranciante, come no, sempre vabbè, Oscar. Lui conosce bene. L'ha seguito vivo molte partite quell'anno, ricordo, e quindi lui sa bene quello che è successo. Chiaramente gli allenatori ogni tanto anno... non ti vota neanche Oscar. No, Oscar mi vota. No, io lo voto. Dichiaro pubblicamente il mio voto per fermo presidente dell'USS. Questa si chiama quasi associazione per delinquere, però. Anche tu lo voti. No. Io solo a fronte di un'offerta economica congrua di un certo livello. Allora facciamo così: abbiamo presentato Oscar Bonamano, c'è sempre avvocato Enzo Lucifora, il collega. In studio Giancarlo Febbo per Paolo Marchetti, sì. Ci fermiamo per la prima volta, diamo la linea, oggi siamo puntuali con i tempi, alla pubblicità, Dino D'Angelo. Bene, torniamo in diretta da studio, nuovo appuntamento con il Solo Calcio, la regina in vantaggio è Cosenza, siamo al 19esimo, al 9° il rigore di Manes, dunque 1-0 per la squadra di Marco Baroni, in studio Giancarlo Febbo, Pierpaolo Marchetti, collegati via Zoom, Oscar Bonamano che ha già detto la sua su Grassadonia, non su Grassadonia attuale naturalmente, su Grassadonia allenatore del Foggia e naturalmente Enzo Nucifora. Allora, tra l'altro c'è da ricordare che dello staff di Grassadonia,
a Sadonia faranno parte anche Campagnaro e Sansovini. In realtà sono tante le persone che compongono lo staff: Andrea Gessa, La Bricciosa, Petrarca, Ciotti, Nanni, Mancini, Campagnaro e Sansovini. Sono le due sostanziali novità. Chiedo a te, Pierpaolo, una valutazione, il tuo punto di vista. È una sorpresa per te apprendere una notizia del genere? L'inserimento di queste due persone? No, non è una sorpresa. Io ti dico la verità, pensavo che uno dei due potesse fare proprio l'allenatore del Pescara in questo giro. No, ha anche un senso, voglio dire, se tu prendi come credo che sia stato ideato Campagnaro per migliorare magari il lavoro dei difensori e Sansovini per fare un lavoro specifico sugli attaccanti. Certo, è una cosa, questo è un lavoro a lungo termine. Oggi hai bisogno magari di inventarti qualcosa a effetto rapido, però non si può dire che sia un'idea sbagliata. Sono due ex giocatori che hanno sicuramente la personalità e l'esperienza per dare qualcosa di utile. Poi magari questo effetto non si vedrà da qui a 7 giorni, però in prospettiva. Il problema è che qui i progetti più lunghi durano 48 ore e quindi è difficile immaginare cosa succederà da qui a qualche mese, insomma. Assolutamente. Adesso c'è da lottare per la sopravvivenza, quindi. Certo. Giancarlo, la grande speranza per chi ha fede è che il motto evangelico gli ultimi saranno i primi. Questo non è male. Per adesso gli ultimi restano ultimi. Secondo te che cosa possono dare Sansovini e Campagnaro? Ha ragione Pierpaolo che possono dare una mano assolutamente, perché sono due personaggi carismatici. Sì, secondo me è stata una buona idea inserirli, sia da un punto di vista puramente tattico, perché Campagnaro, non dimentichiamo che, e questo lo vorrei dire, che oltre ad averci portato in Serie A 6 anni fa, ci ha salvato anche l'anno scorso, che ha fatto le ultime due partite dei play-out. Sì. Quindi penso che qualche dritta in più potrebbe dargli, anche se lì non è solo una questione di dritta, perché sinceramente Bocchetti è un giocatore che ha fatto la Serie A, Sorensen ha fatto la Serie A, Scognamiglio c'è esperienza. Quindi se c'è questo calo di attenzione, non può dipendere, deve essere una cosa interna, perché questi sono giocatori che sanno quali sono i movimenti da fare. Attenzione, sul primo gol di sabato scorso col Venezia ha sbagliato anche Fiorillo, non può rimanere con i piedi piantati sulle porte. Sul cross da calcio d'angolo di Togurdò, quella è palla sua. Il discorso di Fiorillo è quello dei portieri che abbiamo sempre fatto. I portieri non è che sono tutti buffon, uno c'ha delle caratteristiche e delle altre. Per quanto riguarda le uscite, non è che Fiorillo sia eccellente in queste cose, però diciamo, fa parte delle sue caratteristiche. Io sono contento dell'arrivo di questi, anche perché secondo me possono fungere da stimolo per il gruppo, perché non dimentichiamo che il fatto di giocare senza pubblico, raddoppio della regina Folo Ruscio, che è un giocatore molto interessante, classe 98, ex Bar. Prego. No, il fatto che si giochi senza pubblico, alla fine i giocatori che si siedono un po' vengono ulteriormente penalizzati. Oggi ho sentito un'intervista a Busellato che ha detto: speriamo che ci dia la scossa, perché ne abbiamo bisogno. La presenza di questi giocatori può effettivamente dare una scossa, oppure la deve dare l'allenatore. Io adesso non so com'è Grassadogna in panchina, so solo che ho visto ieri la partita tra due pericolanti, Ascoli e Reggiana. Gli allenatori, Sottil e Alvini, hanno fatto la fascia più dei terzini, perché seguivano l'azione e urlavano in continuazione, mentre Breda era uno pacato. Questo non vuol dire che magari dipende, che se una squadra ha bisogno di essere stimolata, magari è meglio che ci sia qualcuno che la stimola. Ecco. Non siamo ai tempi di Zeman Zeman era impassibile in panchina, non si alzava mai, si sedeva addirittura, perché la partita l'aveva preparata in settimane e loro facevano quello che dovevano fare. Però questa squadra non lo fa, perché neanche eppure la c'è il rovescio della medaglia. Nelle prime 8 partite sembrava che stesse facendo le cose per bene la squadra. Sì, 12 però, punti, però, guarda, un punto e mezzo a partita, salvezza. Però io ti dico che sia contro... voglio dire, Breda era lo stesso anche prima. Breda, non è che poi ha fatto una partita meravigliosa. Io continuo a dire che
Breda è stato bravo all'inizio, sicuramente è, bisogna dargli i meriti, ma parte di quei risultati sono figli di una parte della squadra che aveva da dimostrare qualcosa a Oddo. Quando hanno ritenuto, inconsciamente ovviamente, di aver dimostrato che la colpa era dell'allenatore precedente, la squadra è tornata a essere quello che era, una squadra modesta. Una squadra modesta, certo, secondo Pierpaolo. Certo che il 4 Pierpaolo... gennaio sì. Vinci a Reggio Emilia, non te l'aspetti che arrivi a metà febbraio. Beh, un crollo inspiegabile. Che stai anche sempre se, con gli anche se punti. Poi io dico sempre a Pierpaolo, ma ormai ci becchiamo in lui su questa... Non su Oddo, perché per carità, quando uno fa male e basta, insomma, fatto male, quindi si prende atto dei risultati. Però è chiaro che se un gruppo di giocatori vuole dimostrare a un altro allenatore che il precedente allenatore, il predecessore, cioè Oddo in questo caso, si era sbagliato, evidentemente Oddo forse ha, non ha gestito bene neanche lo spogliatoio. Evidentemente no, perché mi viene pure questo dubbio, questo interrogativo. Cioè la gestione è fondamentale, allora, per Paolo. Io comincio a avere seriamente, soprattutto, il timore che prima della fine del campionato tu possa attribuire a Massimo Oddo anche la colpa della pandemia. No, guarda, io non perché non attribuisco nulla. No, assolutamente. Ma vedi, io sono stato molto chiaro anche nella scheda. Tu dici giustamente. Ci sono i risultati, io non devo attribuire nulla, i risultati parlano chiaro. Ma infatti io non ho mai discusso l'opportunità dell'esonero. Cioè, perché un allenatore ultimo in classifica si esonera. È normale. Però quando tu dici giustamente... Oddo ha accettato quel mercato, benissimo, ma anche Breda ha accettato questa squadra. Ma infatti cioè, i discorsi valgono per tutti. Scusa Pierpaolo, abbiamo detto, hai sentito nella scheda dire dal sottoscritto che Breda non ha colpe? No, però non mi pare. Però non mi pare. C'è mi pare. Una sfumatura, come dire, posso dire una parola che non si può dire. Tu sei troppo paraculo per non sapere che nessuno di noi è una verginella. Non è così, dai. Tu sai, l'ho fatto io, credo che l'abbiamo fatto tutti, quando volevamo dire senza dire. È tanto per farci io credo che la pandemia almeno non sia colpa di Massimo. No, assolutamente no, ma io dicevo soltanto sul tuo discorso che scusami, è anche giusto. E concludo, sì. E lo stesso discorso vale per Grassadonia. Sì. Che Grassadonia viene qui, prende la squadra ultima in classifica, deve provare a fare il risultato. Sì, sì, ho perché capito. Non gliel'ha obbligato mica nessuno. Sì, però Grassadonia, chiunque allenatore sarebbe comunque fosse venuto, sì, sarebbe sempre il meno colpevole, ma comunque la matrice è sempre una. È chiaro che le responsabilità precise sono del club. Cioè, è chiaro, allora, Oddo ha sbagliato, i risultati non gli danno ragione. È questo, ma le responsabilità, abbiamo detto, l'hai detto anche tu più volte, sono del club, bisognava fare un repulisti, non è stato fatto, avrebbe meritato una chance sottile, non è stato fatto. Il repulisti è giusto, bisognerebbe fare, ma obiettivamente non è facile, perché tu hai dei contratti in essere, giocatori, parliamo di giocatori di un'età avanzata, adesso senza voler essere irriguardoso, cioè, chi te li prende? Perfetto, allora non fai il repulisti? Con dei contratti anche... Per una questione anche di immagine magari non sarebbe prendi... Sarebbe bastato prendere i giocatori sani. Sì, no, ma sono d'accordo, però non prendi per esempio, anche per una questione di immagine, non lo riprendi Oddo che 15 giorni prima aveva perso la finale proprio contro di te. Ecco, io discuto un po' queste cose, ma io credo che sia... Siamo prima. Anche io, d'accordo su questo. Io, ripeto, non discuto... I risultati per me, io con la vecchiaia sono diventato... meno esteta e più pragmatico. I risultati non si discutono. Infatti, quello che... era ultimo in classifica e stato esonerato giustamente perché non faceva risultati. Come state esonerato? Come stiamo dicendo giustamente di Breda, per carità, un punto in sei partite, se sono l'allenatore. Ognuno si prende la responsabilità per il periodo in cui ha lavorato. Certo. No, su questo sì. Poi c'è una gerarchia anche nelle responsabilità, perché c'è una gerarchia nella gestione delle cose, la società. Assolutamente. Poi ma infatti per me, valgono i risultati nella scheda, insomma, ho analizzato, ho proprio tirato fuori i numeri non mentono mai e purtroppo i numeri sono evidenti. E quindi ha sbagliato Oddo, poi ha sbagliato anche Breda, ha sbagliato la società, hanno sbagliato un po' tutti in questa stagione. Però ti voglio dire, e lo sai che te lo dico col sorriso perché ti stimo e ti voglio bene. Tu sei paraculo, ma a me non mi frega perché io sono più paraculo di te. No, è vero. Sentiamo che cosa pensano sull'argomento in generale. Ecco, intanto sulla figura, sulle due figure, Sansovini e Campagnaro, volevo chiedere intanto ad Oscar e poi anche all'avvocato Lucifora. Possono dare qualcosa, possono dare un contributo secondo voi?
Ma rispetto alla situazione, diciamo, di emergenza in cui si trova il Pescara e quindi nella necessità di dare degli stimoli ulteriori, diciamo, ai calciatori, qualora non bastassero gli stimoli dell'allenatore, forse sì. In assoluto no, insomma, tu penso che se prendi un nuovo allenatore poi non gli metti subito due angeli custodi di fianco, insomma, non mi pare un bel esordio. Però diciamo, concordo con quello che diceva Giancarlo, nel senso che stiamo parlando di due giocatori importanti. Uno a Pescara addirittura c'è il soprannome del sindaco, Marco Sansovini, e l'altro ha fatto una finale di Coppa del Mondo e giustamente a Pescara ha già dato un grande contributo, per cui non si discute l'apporto che possono dare. Se lo si guarda con un certo distacco però dalla situazione, certo, prendere un nuovo allenatore che ha già uno staff abbastanza numeroso e mettere altre due persone non è il massimo. Avvocato Lucifora? Ma io penso che alla fin fine arriva un allenatore nuovo che non conosce l'ambiente, che non potrà conoscere tutti e 30 giocatori della rosa in un modo molto profondo. L'aiuto di Sansovini e Campagnaro, due giocatori di Pescara, persone che stanno a Pescara e conoscono l'ambiente, conoscono i giocatori, conoscono un po' tutto, potrà essere, secondo me, d'aiuto all'insedimento del nuovo allenatore nell'ambiente. È chiaro che Sansovini e Campagnaro hanno una loro autorevolezza anche sul gruppo della squadra e un piccolo aiuto potrà arrivare, però quello che conta sarà il cuore, la voglia di fare risultato, la cattiveria che ho visto in Ascoli Reggiana ieri in televisione, due giocatori di due squadre che lottano per non retrocedere, che lottavano sul pallone con una voglia, con una volontà veramente d'altri tempi. Vedere giocare invece il Pescara, che sembra di essere senza sangue, senza cuore, senza volontà. Regina Pescara mi sembrava un allenamento di una squadra di Serie B con una squadra di Serie D. Bisogna cambiare la mentalità, bisogna giocare con cattiveria. Quando io dicevo tanti cinghiali feriti, e loro devono tornare a essere cinghiali feriti, perché altrimenti i risultati non ne possono fare. Mi ricordo, era la partita Juve-Stabia-Pescara 2007? Sì, 2007. Quella famosa partita. La cravatta antico. Mi ricordo che io realizzai l'intervista a fine partita al Menti, proprio all'avvocato Lucifora, che faceva con questo gesto la cravatta, però indicava me. Antigufi indicava me. Ma non era così, avvocato, perché io non ero un gufo. No, ma c'era qualche giornalista che era stato gufo, che ha scritto un cieco che ti risassi anche tu nella presentazione della squadra. Non siamo stati, insomma, molto teneri nei confronti dell'avvocato Lucifora all'inizio. Eppure ha fatto un capolavoro in due giorni, una squadra praticamente senza società, no, avvocato? No, ma quella squadra con questo campione di Serie B lottava per andare in Serie A. Assolutamente. Tra l'altro l'artefice dell'arrivo di Sansovini a Pescara è stato proprio l'avvocato Lucifora. Questo lo dobbiamo ribadire, perché è giusto ribadire appunto le verità. Avvocato, com'è nata quella trattativa? No, ma il problema è questo. Quando mi parlo di giocatori con Serie A, partite importanti, ma che non hanno giocato, che sono fuori condizione, che non hanno minutaggio, è assurdo. Io ho preferito prendere Sansovini, 5 gol, che è titolare nel Manfredonia in C2, ma un giocatore che aveva fame, che aveva voglia. E se i giocatori devono avere cattiveria, devono avere volontà, devono avere ambizione. Io avrei fatto un mercato diverso. Il mercato che ha fatto il Pescara è stato un mercato inutile. Era preferibile prendere 4-5 giocatori di C1 bravi, affamati, che venivano a Pescara veramente per giocarsi la Serie B col cuore, che prendersi i giocatori a fine carriera che praticamente non giocano da un anno, da 7 mesi, da 8 mesi, che non hanno la condizione, non hanno il minutaggio e molti sono anche in prestito, certo, e non hanno quel cuore da mettere in campo. Quello spirito di appartenenza, lei dice, no? Manca. Eh sì. No, e invece la curiosità di Sansovini, com'è nata? Quella trattativa. Le ultime ore del mercato, l'ultima notte, la penultima notte, mi mancava l'attacco.
E allora mi avevano offerto sto Sansovini che aveva fatto 5 gol a Manfredonia in C2 di proprietà del Grosseto. E così. Ah, quindi hai trattato con Camilli? Tra quelli che mi hanno offerto di attaccanti, ho scelto Sansovini per intuito. Parlai con il presidente Camilli, mi ho detto se mi poteva aiutare sull'ingaggio che era di 60.000 euro e non potevamo pagarli, e mi aiutò con un conguaglio di 20.000 e l'ho preso. Poi presi questo nazionale argentino under 21, giovane, che aveva preso il Brescia del Brescia, e me lo feci prestare dal presidente Corioni, e anche lì ho chiesto un contributo sull'ingaggio perché guadagnavo 80.000 euro, io più di 30.000 non gli potevo dare, e mi diede un contributo di 50.000 e feci l'attacco nella notte spendendo per tutti e due 60.000 euro. Pensa un po'. È stata un'opera d'arte. Poi Alfaghem, con la G dura, si riferisce proprio a Alfaghem. Era bravissimo. Sì, aveva un carattere forse un po' particolare. Poi non l'ha fatto più il giocatore, era uno che lo poteva fare, poi non l'ha fatto. No, l'ha fatto, certo, diciamo, in categoria certo inferiore. Certo che a livello di carattere. Come no? Ha fatto la B. Sì, non ha fatto. Certo, a livello di carattere, io ho visto per esempio la partita, tornando a quello che diceva il direttore, la partita Reggiana-Ascoli. Sì. Senza entrare nel merito, parliamo di Ardemagni. Sì. È pure uno che il girone di andata non ha giocato mai. Sì. Però ieri era praticamente lottava su ogni pallone. A un certo punto lui a 20 minuti dalla fine era bollito, tanto è vero che ha fatto un'azione, è partito palla al piede, il difensore gli stava 4 metri dietro, l'ha recuperata e gli ha tolto la palla, lui ha detto scusate non ce la faccio più, però ha procurato il rigore, ha segnato il rigore sui calci d'angolo e sui calci da fermo avversari, stava sempre lì a saltare di testa, e c'ha 37 anni. Ma quindi, uno che non ha giocato lo puoi tenere dentro. Sì, no, però tieni 4, 5, 6 che non no, puoi. No, però quello che mi serviva questo. Speriamo questo. Che non ti stia sentendo Ardemagni perché ne ha 34, non so se ne ha già compiuti. Ma non lo so, 87, cioè non lo so, gli erano se 37, ce ne sono 34. Gli erano vabbè, 37, adesso, poverino. Adesso lo controllo. 87, no, ma capito perché non lo voto, perché no, ma scusa Ardemagni, no, però mi serviva fare questa premessa per aprire un altro discorso. Sì. Cioè io contro il Venezia ho visto che è entrato in campo Capone. Sì. Capone c'ha 20 anni, giusto? 21? Sì, è del 99. Che tra l'altro è un giocatore che praticamente della sua carriera professionale l'ha fatta sempre qua a Pescara. Sì. Perché lui ha giocato 5 anni, diciamo, da professionista, 4 a Pescara, sempre in prestito, certo. Il primo biennio, poi è andato al Perugia, ha fatto una sola cosa, il gol contro di noi, e poi è tornato al Pescara. Ma io dico, ma è possibile Capone avere quel tipo di carattere? Perché è vero che la squadra non sta bene fisicamente e su questo non ci piove, però è altrettanto vero che adesso ci sono anche 5 cambi, è altrettanto vero che tu quando vai in svantaggio dopo un quarto d'ora c'è un minimo di reazione, la puoi, certo, abbozzare, anche perché questi signori non è che la mattina vanno in miniera, fanno il suo lavoro, cioè fanno il suo lavoro, quindi è anche una questione di amor proprio, certo, una questione interna. Allora, cominciamo con i populismi. No, cioè, non è i populismi. I calciatori fanno quello che fanno tutti i calciatori, cioè giocano a pallone, lo so pure io che non vanno in miniera, ma che significa? Voglio dire, il fatto della condizione fisica potrebbe essere anche un alibi. Perché se mi entra Capone, Giacca, non può essere non è, un uomo non è un in meno, alibi, è c'ha 20 anni. È la scienza voglio dire, ti dice che per raggiungere la miglior condizione bisogna fare determinate, esatto, cose. Esatto, ma cioè, l'avvocato, chiedilo. No, cioè, la può scienza, stare bene fisicamente un giocatore che non tutto gioca mai, assolutamente ha giocato 40 minuti. Esatto, però, no, se però, ce n'hai dentro la formazione 5 contemporaneamente, puoi correre, però puoi essere una squadra. Vedi, su questo siamo d'accordo, perché ho detto la stessa cosa nella scheda. Però io dico, su questo mi dai atto per Paolo. Se tu non hai i 90 minuti. Sì, giusto, però ha ragione Pierpaolo, 17-18 minuti li potrai avere, sì, d'accordo, perché se no invece, sì, di andare ad allenarti, però sì, se ma, tu ma, mi ma, ma mo, noi non vinciamo una partita dall'anno domini 1261, ma sarà colpi di Capone, dai, su. Sì.
Capone, per carità, guarda, un giocatore che colpa di Capone. Capone è un giocatore che l'hai perso quest'anno, quindi io piuttosto vorrei capire altre cose. Parte di quella schiera di ragazzi promettenti, scuola Atalanta, giovane, che secondo me in altre condizioni poteva anche diventare un titolare. Sì, ma dipende sempre dal ragazzo. Se il ragazzo qualità è questo, ma io pure, se a un certo punto della mia vita, invece di cioè il meglio Capone lo ha fatto col maestro. Oscar, buona mano. Col maestro. Allora, su Capone, no, scusa, finisco una cosa, Oscar, sì. Scusa. Cioè, io piuttosto Capone lo do per perso quest'anno. Cioè, io vorrei capire, ad esempio, in una squadra che ha bisogno, cioè Drudi, che è un mese che va in panchina, quindi teoricamente dovrebbe essere pronto per giocare. Teoricamente dovrebbe essere abile e arruolabile. Galano da due partite va in panchina, quindi vuol dire che è pronto per giocare. Sì. Cioè, ma tu 20 minuti alla fine contro il Venezia, cioè, lo vogliamo mettere dentro, visto che non hai maestro, non hai Giannetti. Però io ti faccio questa domanda. Perché se non sta bene non ha senso. Sarà autolesionista, sarà stato Breda? Non credo. Ma infatti, io penso che ci sia qualche motivo, infatti, Massimo, cioè, io ho detto che vorrei capire. Infatti è quello che non riusciamo però a capire. La logica mi dice che uno va in panchina è perché è pronto per giocare all'occorrenza. Su questo ci siamo. Ci sono troppi punti interrogativi. Cioè, se fino a tre giorni prima non lo convocavano e poi lo convocano va in panchina. Infatti, sono d'accordo con te. Oscar, dicevi, volevi intervenire? Adesso ho perso il filo. Mi avevi chiesto tu di intervenire. Dovresti mettere un incontrista sulla fascia di Marchetti, altrimenti è difficile passare. Hai ragione. Intanto ha accorciato le distanze il Cosenza con Trotta, vai. No, dicevo Trotta, ma ancora in giro Trotta, ti rendi conto? Segna pure. Certo. No, dicevo che Capone noi l'abbiamo già visto a Pescara e io francamente non credo sia una questione di condizione. Capone è così, cioè un giocatore per giocare non c'è bisogno solo del talento, un calciatore non deve avere solo il talento, deve avere la voglia di allenarsi, di essere bravo. Cioè, in questo devo dire, e mi costa un po' fatica dirlo, Cristiano Ronaldo è un esempio da seguire, uno che beve acqua minerale liscia, che mangia il pollo, cioè gli amici, i compagni di squadra non vogliono andare a casa sua perché non si mangia, perché dopo che hai mangiato una fetta di pollo ti fa allenare. Capone, nella esperienza precedente a Pescara, abbiamo visto che non è un fulmine di guerra, quindi non ha quel fuoco dentro che lo può trasformare da un bambino di talento a un giocatore, quindi suppongo che il problema... Però Zeman era riuscito a tirarglielo fuori questo ostacolo, diverso. A me non piacque nemmeno quell'anno, però è un po' diverso se tu giochi in una squadra, anche se quell'anno poi dopo non è stato eccezionale, però che ha un suo modo di giocare, le cose succedono sempre allo stesso modo, allora un giocatore di talento come sicuramente come è Capone ha più facilità di inserirsi in una squadra adesso oggettivamente che è in grave difficoltà come il Pescara, diventa più problematico, anche perché ogni pallone può diventare decisivo e se non hai carisma, se non hai personalità, quella giocata da diventare decisiva può diventare controproducente. Adesso secondo me il problema però non è più né tecnico né tattico. Siamo in una fase diversa e la capacità che dovrà avere Grassadoni, indipendentemente da chi gli hanno messo attorno, è quella di entrare in empatia subito con la squadra, perché io poi Grassadonia quell'anno l'ho seguito anche nel precampionato, è un allenatore molto premuroso, lavora molto sul campo e proprio per questo probabilmente avrebbe bisogno di molto più tempo che non sono le 48 ore che ha detto Pierpaolo scherzando prima, a Pescara non avrà. Per cui io penso che se fossi al posto suo cercherei di stabilire delle relazioni dirette subito con i calciatori e chiedere a tutti di buttare il cuore oltre l'ostacolo. Non puoi trasformare gente che non ha lottato fino ad oggi in lottatori, però puoi provare a lavorare sull'aspetto psicologico per provare a tirare fuori quello che si può tirare fuori, partendo da alcuni punti fermi. Uno è il portiere, indipendentemente dal fatto che sappiamo che Fiorillo non è bravo nelle uscite, non l'ho mai stato, però è uno di quei calciatori che ha garantito a questi anni a Pescara di restare nella categoria che è. Di questo non ci dovremmo mai dimenticare. E partendo da due o tre certezze nella squadra e attorno a queste costruire da un punto di vista proprio della costruzione mentale del risultato la squadra.
Assolutamente, io sono d'accordo con te, ma insomma non ho detto che Fiorillo è inadeguato, lungi da me. Ho solo detto, no, perché lui è stato sempre inappuntabile, però qualche volta insomma sbaglia anche Fiorillo. Sì, sì, ma ha ragione a Giancarlo, certo. Fiorillo, se avesse avuto anche una capacità identica, certo, a quella di stare nei pali delle uscite, oggi giocherebbe in Serie A in una grande squadra. Non c'è dubbio, ci vuole gente che abbia fame, come ha detto Enzo Nucifora, io sono d'accordo con lui, gente che abbia dedizione. Tu ti potresti candidare tranquillamente, fame gente non mi è mai che mancata. Abbia dedizione e sacrificio probabilmente a gennaio, perché adesso lo possiamo dire col senno del poi, perché effettivamente quando sono stati presi questi giocatori, io sinceramente devo dire ero anche soddisfatto, contento, perché gente di struttura, io dicevo, invocavo non so da quante settimane, forse mesi, l'ingaggio di un centrocampista di struttura abile negli inserimenti, insomma è stato preso Tabanelli, però Tabanelli, sono andato a vedere il suo storico, almeno quest'anno soltanto 200 minuti nel Frosinone, quindi probabilmente non per problemi di natura fisica, non so quali problemi abbia avuto, però non aveva minutaggio nelle gambe e quindi lo deve aspettare, il Pescara non può permetterselo. Stessa cosa dicasi per Sorensen, che aveva giocato l'ultima partita prima dell'arrivo a Pescara ad ottobre, all'inizio di ottobre, reduce da un infortunio. Stessa cosa dicasi per Macin, che ha giocato poco nel Monza. L'unico che ha giocato con più continuità è stato De Sena, che però ha palesato qualche affanno. No, ma infatti poi viene da chiedersi, certo, come mai uno che gioca titolare in una squadra che teoricamente dovrebbe ambire ai playoff perlomeno, come mai sceglie di andare a lottare per non retrocedere? Beh, questo non lo so, probabilmente si dice che ci sia stato qualche problema con Cellino, ma io non lo so se è vero. Comunque su De Sena non ci sono dubbi, è un esempio anche di professionalità, sì, per carità, ma infatti lui carriera, è uno affidabilissimo, non vogliamo mettere in discussione De Sena. Mi aspettavo qualcosa di più da lui. Il problema è che questi giocatori magari li dovevi prendere il 5 gennaio, no, non cioè il 5-6 gennaio giorno, si sarebbero dovuti presentare almeno due dei tre, due, tre, quattro acquisti insomma che ti servivano per innervare e rinforzare la rosa. Così non è stato, però io sono della linea di Enzo Nucifora, perché effettivamente in Serie B conta molto il sacrificio, conta molto la voglia di emergere, la dedizione, la corsa, direttore. Ma infatti è una politica quella che a me non piace. Io sono per i giocatori che hanno voglia, che hanno fame, che vogliono affermarsi in un campionato importante come quello della Serie B, in una piazza importante come Pescara. Quindi avrei puntato su dei giocatori importanti di C, spendendo forse qualcosa sul cartellino, ma meno di ingaggio, perché i giocatori di C che vanno in Serie B si accontentano anche di meno a livello di ingaggio e possono dare veramente qualcosa di più. Hanno fatto un mercato secondo me completamente sbagliato, infatti si vedono i risultati. Adesso però è inutile stare lì a parlare di quello che è stato fatto, gli errori li sappiamo tutti. Adesso bisogna concentrarsi sull'impossibile per cercare di giocarsi quantomeno la salvezza. Quindi bisogna sperare nell'imponderabile, come sosteneva Pierpaolo? E infatti sono d'accordo con lui. Ah, vedi? Allora, andiamo a leggere qualche post. Davide Fornaro, Enzo, hai preso anche Cardinale, un grande giocatore. Effettivamente Antonino Cardinale piaceva tantissimo anche a me, evidentemente aveva qualche problema caratteriale, perché un giocatore della sua qualità. A Pescara e a Catania. Sì, Cardinale. A Pescara e a Catania. Però io credo, se non vado errato, Cardinale è arrivato a gennaio di quella stagione, se non vado errato. Sì, a gennaio, però io l'ho avuto tu prima, sia a Avellino che a Catania, esatto, ed è un grande giocatore. Grande giocatore che l'ha penalizzato il carattere. Sì, infatti, sono d'accordo, perché aveva grande qualità, ha fatto delle partite meravigliose nel Pescara quella stagione, ricordiamo 2007-2008. Andiamo a leggere altri post, vediamo un po'. Buonasera agli amici in studio, scrive Mirko Serraiocco, che naturalmente salutiamo. Mi permetto di fare un'osservazione, abbiamo avuto già esperienze fallite di doppio allenatore, ma triplo sinceramente mi sa di record, ma se, come dice il grande Nucifora, sono utili le competenze di Sansovini e Campagnaro, a che serve aggiungere al minestrone un terzo ingrediente? Chi risponde a questa domanda? Mirko è un amico, lo saluto, però probabilmente più giovane di me,
è adulto ma è più giovane di me e magari non no, si ricorda, è più grande sia di vabbè, me vabbè, è un amico, amico, quindi ti voglio anche mio amico di infanzia, lo conosco da sempre, si dovrebbe ricordare, non dico Malatrasi ti dia Chiappella, ma almeno l'anno di Delio Rossi, Galeone, Burnic, Delio Rossi di nuovo, quindi sì, quell'anno ci sono stati quattro allenatori, no, però... è stato il record assoluto, ma abbiamo visto anche Malatrasi ti dia Chiappella e quello è stato. Beh, ogni volta che penso ai tre allenatori mi viene in mente quello. Sì, purtroppo mio. Anche 2006-2007 Serie B cominciò Ballardini, due punti in sei sì, partite, poi arrivò a Mazzalorso e poi De Rosa già, con Vivarini, prima esperienza. Già era moderna, io parlo di preistoria. No, no, dico però insomma più recente, 2006-2007 purtroppo sì, andarono male le cose quando sì, arrivano tre. Vabbè, ma quasi voglio... sempre quando cioè, ci sono tutti questi, c'è tutto questo andirivieni certo, in panchina, è difficile che vada a finire. E voglio salutare. Ce lo auguriamo con tutto il cuore, ma è difficile. Voglio salutare anch'io Mirko. Sì, sì, il mio amico d'infanzia, il papà, il papà di Sara, la famosa attrice. La Stella. È lo zio di Federico, il calciatore. Sì. Quindi, vabbè, diciamo. Quindi ritiro in diretta Mirko, perché sei amico d'infanzia. No, ma Federico, amici d'infanzia. Vorrei ricordare Federico Sariocco, che sembrava destinato ad una luminosissima carriera, classe 93, ha vinto anche un campionato a Teramo, insomma, poteva fare sicuramente molto meglio. Adesso l'ho perso, l'ho un po' perso di vista. Fino all'anno scorso. Però è giovane, ha 27-28 anni. È stato quindi fino all'anno scorso con la Vispesa. Sì. Poi quest'anno, perché là c'è il problema degli under e over in Serie C. No, comunque, al di là dei saluti, a Mirko volevo dire una cosa, che l'anno scorso effettivamente due squadre si sono salvate con i tre allenatori. Hai ragione. Perché si è salvato l'Ascoli sì, con tre allenatori e il Cosenza. Bravo. Quindi Occhiuzzi, sono un po' cambiate. Occhiuzzi che ha sostituito Braglia, Pillon Occhiuzzi. Esatto. E invece c'era Zanetti, Abascal, bravissimo, Dionigi. Tra l'altro, e comunque l'Ascoli anche, ricordare, ha già cambiati tre quest'anno sì, e sta andando meglio con Sottini. Tra l'altro volevo ricordare il Cosenza nel post-lockdown era spacciatissimo, non spacciato, di più 22 punti in 10 partite, la squadra che ha fatto più punti nel post-lockdown. Partite, la salvezza quello è l'imponderabile. Quello è l'imponderabile. Perché allora, obiettivamente che il Cosenza cambiasse in quel modo... certo, marcia era, credo però, che non ci credessero neanche loro come del resto Castoria a Trapani, poi però purtroppo la penalizzazione tra l'altro c'è stato un momento decisivo, se non mi sbaglio, adesso non vorrei dire una stupidaggine, ma c'è stato un momento in cui il Cosenza dopo il lockdown è stata la squadra europea di campionati sì, professionisti, mi sembra proprio di che aveva fatto più punti sì, dopo il lockdown, è vero, è vero. In 10 partite comunque 22 punti, più di 2 punti di media a partita. Sì, quando fai, due punti cioè, ce la puoi sempre fare. Certo. Anche se il Pescara facesse 2 punti a partita, ce la farebbe tranquillamente. Sì. Hai detto nulla però. Lo so. Allora andiamo a leggere un altro post e poi pubblicità. Lo giuro, intanto Cosenza Regina, l'intervallo 1-2. In vantaggio, vabbè, due gol della Regina, Menes un calcio di rigore e Folorucio ha accorciato le distanze, Marcello Trotta al 39esimo, causa a Vincenzo Fiorillo, scrive Germano Gravina, giudico come sportivo Vincenzo Fiorillo corresponsabile assieme agli scarsi difensori dei tanti gol, 41 terminati nella rete del Pescara, per un buon terzo è responsabile diretto per i gol presi sia da lontano sia da vicino, parabili senza troppo affanno da un discreto portiere, lui è solo un normale portiere a differenza di tanti altri buoni che fanno spesso i fenomeni in Serie B, inoltre non può fare il capitano muto tra virgolette, anche per la distanza dai compagni sarebbe cosa buona e giusta dare la fascia a un giocatore di più carisma che possa dare sprone e consigli in modo più diretto ai compagni, dichiaro Vincenzo Fiorillo ci ha messo pure per questi motivi di porta per la sua idiosincrasia a lasciarla con qualche uscita valida dalla stessa, deve essere sostituito dal secondo portiere Alastra, almeno provarlo, che probabilmente potrà essere il portiere titolare della prossima Serie C. Fiorillo andrà via come tifoso biancazzurro in esilio, spero vivamente che il Delfino possa riemergere e salvarsi dall'attacco degli squali per raggiungere la tanto anelata salvezza. Buona serata Germano da Cuneo, lunghissimo questo post però abbiamo fatto per grande rispetto perché insomma sì, Germano ci segue da sempre e quindi rispettiamo comunque i pensieri tutti. Io per mi permetto carità di dire che è chiaro che quando prendi tutti quei gol il portiere potrà avere le sue corresponsabilità, poi certo, quando l'anno scorso a Perugia ti para a due rigori diciamo Fiorillo ti ha salvato
Il discorso è sempre quello: i portieri non sanno, se non sei Buffon non puoi fare tutto, certo. Non lo fa neanche Perin, neanche Donnarumma, è bravo in una cosa e meno bravo in un'altra. Però una cosa che volevo dire a Germano, non stiamo facendo il processo a Fiorino, perché sennò se qualcuno adesso si volevo collega dire una cosa a Germano, siccome lo stadio è vuoto, quei pochi che ci vanno lo sentono, Fiorillo urla tantissimo durante la partita e si fa sentire dai compagni. No, però lui dice muto, nel senso che secondo, da quello che ho capito, da quello che si evince, un portiere difficilmente può essere il capitano della squadra. In che senso? Cioè, è troppo lontano dallo svolgimento dell'azione. Io credo che sia questo il senso del suo pensiero. Poi probabilmente, perdonatemi la battuta, che il portiere nel caso specifico del Pescara è molto vicino allo svolgimento dell'azione, perché il Pescara sta sempre questa non è male, questa non è male, questa mi piace, questa mi piace, stranamente non è male. Questa non è male. Allora ci fermiamo per pochi istanti, restate con noi. Poi, caro Oscar, parleremo di calcio. Sai a che cosa mi riferisco? Perché di finestre. Aspetto impaziente. Di cosa abbiamo parlato? Di calcio, però il calcio con la C maiuscola, pubblicità. Eccoci qui, 22 in punto, abbiamo naturalmente Giancarlo Febbo, collega del Corriere dello Sport. Che ci perdiamo nell'intervallo, continuiamo a parlare. Certo, Pierpaolo Marchetti al suo fianco, strano perché di solito Pierpaolo è più vicino a me. Ma infatti, però come mai questo cambio? Io sono arrivato dopo, c'è qualcosa, forse è scaramanzia. Sta prendendo le distanze da me. Sta prendendo le distanze. Ah, stai prendendo le distanze da me, ho capito, va bene. Io sono arrivato dopo, stava già seduto. Collegati via Zoom naturalmente Enzo Nucifora e Oscar Bonamano. Intanto dobbiamo fare gli auguri a Peppino Pavone, che oggi compie 71 anni. Peppino è un grande scopritore di talenti, direttore sportivo della Juve Stabia da credo un mese e mezzo, qualcosa del genere. Auguri davvero di cuore, perché tra l'altro è un gran signore, oltre che essere una persona di grandissima competenza. Buon compleanno a Peppino Pavone, lo scrive anche un telespettatore. Chi è, Dino? Fammi vedere un po', così lo citiamo. Matteo Sborgia, che salutiamo e ringraziamo, il collega di Pescara Sport 24. Grazie Matteo. Allora facciamo così, prima di parlare di calcio, già mi ha capito Oscar, però dobbiamo mandare una breve intervista realizzata oggi con Busellato, che dice le cose interessanti. Un minuto e mezzo, ascoltiamo Max Busellato. Cose interessanti di quale sport? Beh, di calcio, scusa. Ah, quindi anche questo è calcio. Sì, però il calcio... ho detto tutto. Esatto, un calcio che si gioca solo in paradiso. Allora, sentiamo Busellato. Ma è un grande lavoratore, un allenatore molto esigente, dà un'organizzazione tattica specifica, ognuno quando va in campo sa esattamente quello che deve fare. Sia io che Cristian ci siamo trovati bene con lui, è stata una stagione difficile a Foggia, però grazie a lui siamo riusciti a fare più di qualche partita imponendo il nostro gioco. Ovviamente per far quello che chiede lui ci vuole tempo, però dobbiamo cercare di rubare il tempo noi in questo momento e cercare di mettere in pratica subito le sue idee. Tra l'altro quel Foggia, mi ricordo, aveva un fardello pesantissimo di 8 punti di penalizzazione, poi fu destituito dall'incarico, tornò alla guida del Foggia dopo Padalino, insomma fece quasi un miracolo, perché mi pare sul campo 43 punti. Sul campo 43 punti, sì, in realtà eravamo tipo a 3 punti dai playoff con i punti di penalizzazione, se avessimo avuto indietro i punti di penalizzazione. Purtroppo la stagione non era delle migliori, anche perché l'ambiente... è molto duro da quelle parti. Lui, ripeto, ci ha dato una grossa mano, anche perché nel giro mi pare di 5 giornate avevamo già annullato la penalizzazione, avevamo vinto 3 partite subito e stavamo facendo molto bene. Poi abbiamo avuto un calo fisico purtroppo che ci ha fatto scendere un attimino la classifica e ne ha pagato lui le conseguenze. Poi è ritornato e quando è ritornato lui abbiamo fatto bene, abbiamo fatto un bel finale di stagione. Quel Foggia giocava col 3-5-2? Diciamo che a Foggia la squadra era costruita per giocare 3-5-2, avevamo gli interpreti perfetti per quel modulo e lui insomma giocava quel modulo, penso perché gli veniva imposto dalla rosa. Con una rosa come la nostra penso possa giocare più moduli senza avere problemi, perché siamo veramente tanti e può decidere lui quale modulo schierare. È chiaro che adesso abbiamo parlato dall'allenatore, però non è che possa fare miracoli, dipende soprattutto da voi. Assolutamente sì, io penso che le colpe di Breda siano quasi zero, alla fin fine siamo noi giocatori che andiamo in campo e
per come la vedo io è giusto assumersi le proprie responsabilità quando facciamo schifo, è giusto dirlo. E è inutile puntare il dito sull'allenatore, sappiamo che nel calcio è il primo a pagare, però tante volte un esame di coscienza fa bene. Così dunque Massimiliano Busellato, insomma un'autocritica piuttosto evidente mi pare per Paolo da parte di Busellato, che è molto sincero, perché lui è proprio così, è schietto, va dritto al cuore del problema, non mi sembra finto. Ma io vero finto non lo so, non conosco Busellato personalmente, quindi non mi permetto di valutare, però ha detto cose, ripeto, cioè, la classifica dice sempre la verità. Poi noi possiamo dire ma non è un organico, Pescara oggi è ultimo meritatamente, cioè, purtroppo non abbiamo nulla da recriminare, diciamo nel complesso del campionato, puoi recriminare su un episodio, su una partita, ma oggi se io dovessi dire che il Pescara è ultimo immeritatamente non lo potrei dire. Quindi bisogna prendere atto di questo e cercare di migliorare, purtroppo, e sperare che migliori anche la condizione fisica di qualche giocatore. Assolutamente. Poi se vogliamo parlare di tattica, io credo che questa squadra difensivamente possa essere adatta al 3-5-2, offensivamente ha bisogno assolutamente di mettere dentro un po' di talento, e quindi Machin lì da solo abbandonato, Odgaard più abbandonato. Vabbè, di lui. Puoi fare sempre 3-4-2-1, non sì, è che la difesa a 3 davanti, è imprescindibile. So che non siamo d'accordo neanche su questo argomento, però sì, mi pare che anche qui i numeri sostengono la mia tesi, perché hai fatto 17 punti di cui 16 con la difesa a 3. Ci sarà un motivo. Ma la classifica l'hai vista? Sì, ho capito, però ci sarà un motivo. Cioè, se tu hai fatto a 4 con Oddo tante partite, eppure anche lo stesso Oddo si è reso conto che non poteva fare a 4, ha fatto sì, a 3, Oddo, evidentemente un motivo ci sarà. Vabbè, no? Adesso non possiamo ricominciare a parlare di Oddo. No, nel senso però, che anche lui si è reso conto. Io però, non mi ricordo, anche un punto nelle ultime 6 partite. Sì, questo è vero, però anche non, questo. Però, così non ti puoi salvare, perché giocando un modulo teoricamente più guardingo, più coperto, continuiamo a prendere sì, tanti ma gol. Detto che... Ma Pescara sono 2 mesi che non tira in porta in casa. Il concetto è questo, non è che se ti difendi a 3 non puoi essere allo stesso modo offensivo, non è questo il punto, lo sai meglio di me. Non puoi questo, fare a 3, per esempio davanti, il Crotone di Stroppa ha fatto un campionato a 3 in Serie B, lo ha vinto. Oppure anche a Foggia, credo che giocasse a 3, mi pare, no? Ma Oscar? Una squadra che scoppia sì, di salute. Posso dire una cosa su Busellato? Sì, come no? Allora, quell'anno intanto Busellato, che secondo me poteva essere un grande giocatore, veniva però da un grave infortunio e quindi giocò abbastanza male in quell'annata. E francamente non capisco quando dice c'erano delle condizioni infatti, ha detto a Foggia... Cioè, vorrei ricordare a Busellato, forse l'ha dimenticato, che quell'anno in trasferta, cito alcune trasferte, Parma, Cesena, Ascoli, Verona, c'erano 5.000 tifosi del Foggia, a Vicenza, cioè dovunque andava il Foggia giocava in casa, quindi cioè, lì sono stati i giocatori, secondo me in maniera maggiore l'allenatore, quindi non c'era un clima ideale per giocare, poi dopo le partite le devi vincere, come dice giustamente Pierpaolo. Gli annate sono fatte in un certo modo, quest'anno purtroppo il Pescara per esempio si trova in quella situazione, purtroppo non c'è niente da recriminare, ha ragione Pierpaolo. Io invece su 3-4, io francamente Massimo sono d'accordo con te che questa squadra deve giocare a 3 dietro, però a questo punto del campionato io non mi meraviglierei nemmeno se Grassadonia cambiasse questo modulo, anche se lui a Foggia ha giocato col 3-5-2, ha giocato sempre, anche Padalino poi giocò in realtà col 3-5-2, per cui suppongo che in fase di copertura, come dice giustamente Pierpaolo, questa squadra è molto più accorta con questo modulo, però torno a dire, penso che da adesso in poi il modulo e la tattica conteranno, ma conteranno relativamente, conteranno più altre questioni. È la capacità che avrà l'allenatore in pochissime ore di mettersi in sintonia con i giocatori. Secondo me conta molto più questo. E poi rispolverare quei giocatori che possono avere nelle gambe i gol per tirarti fuori dalla situazione. Uno su tutti è Cristian Galano, che anche se può essere discutibile, diciamo, su alcune situazioni che ha sbagliato, l'anno scorso però non ci dimentichiamo che con i suoi gol ha portato in Pescara a fare quello che ha fatto e ne ha fatti 14 lui, sicuramente molti di più nella prima parte del campionato quando c'era Machin, poi io, la coppia è stata credo che forse la cosa migliore
che almeno io ricordo del Pescara di questi ultimi due anni è l'accoppiata Macinga. Infatti è quello che stavo dicendo. Certo. Cioè, non provare a riproporla certo. oggi in queste condizioni. Ma io sono d'accordo con te, ma lo puoi fare anche con la difesa 3. 3-4-2-1. Ma io dico difesa 3 non perché io sia un convinto assertore della difesa 3. Io valuto i giocatori che hanno organico il Pescara. I terzini sono dei quinti e non sono dei terzini. Se trova il modo di far giocare insieme Galano, Machin, altro tre quartisti, chiunque sia, e magari Seter in condizioni migliori, cioè, qualche possibilità di vincere delle partite ce l'hai, altrimenti è difficile. Pescara sono due mesi che non tira in porta. Ma io sono d'accordo con te, io non sto dicendo il contrario, sto dicendo soltanto che con una difesa a tre intanto ti proteggi meglio, perché i difensori centrali non sono un fulmine di guerra sul piano della velocità, e questo lo sappiamo. I terzini che hai in organico, tranne Balzano che ha 34 anni, sono dei quinti. Quindi non è che possiamo, non possiamo fare tanto Massimo, i sofisticati. Io sai che dobbiamo andare sul concreto. Allora, per mandare un messaggio neanche troppo velato al mio amico Walter Nerone, cioè, io chiederei a Campagnaro non di stare nello staff, ma di tornare magari, a giocare. Magari, io l'ho pure detto. No, volevo chiedere invece, volevo 10 coinvolgere... partite a fine campionato, magari non sarebbe, ma sono d'accordo con te, è d'accordo lo stesso Giancarlo. Volevo chiedere ad Enzo Lucifora. Qua, è chiaro che adesso si parla di modo, di sistema di gioco, però effettivamente, come diceva Oscar, in questo momento l'allenatore deve essere bravo a creare subito l'empatia giusta con lo spogliatoio. Però parlando di numeri, qual è il sistema di gioco secondo Lucifora che si attaglia di più e meglio alle caratteristiche di questo organico? Ma guarda, io più che parlare di tattiche, perché adesso bisogna solo vincere, certo. Perché il pareggio non ti è più sufficiente, parlerei di strategie, ecco. Perché le tattiche ormai le abbiamo viste tutti, 4, i 3, la rosa è quella, l'allenatore deve trovare la strategia giusta per tirare il meglio da questa squadra e far sì che bisogna vincere, perché tanto con i pareggi non vai da nessuna parte, anche se fai 15 pareggi finisci a 32, quindi sei retrocesso. Bisogna vincere, quindi trovare una strategia giusta per arrivare alla vittoria. Morire di tattica è inutile, parlare sempre di tattica. L'Italia, il calcio italiano è diventato solo tattiche, e il calcio è fantasia, è corsa, è voglia, è fame. Qualunque tattica metti in campo, se non ci sta il cuore, se non ci sta la volontà, questo è vero, questo è vero, è chiaro. La corsa non fa nessun risultato. Ci vogliono innanzitutto gli attributi giusti per poter scendere in campo. Un organico come quello del Pescara con 30 giocatori, penso che possa tenere fuori un 11 che abbia nelle corde la voglia di dare il massimo per questa maglia. Grassadonia, come lo vede l'avvocato? Grassadonia è un allenatore che prometteva tanto. Mi ricordo che a Vercelli fece anche un ottimo campionato, poi fece male, ma se ne parlava in termini molto molto positivi. Adesso più che l'allenatore che mette in campo i giocatori, ci vuole veramente uno stratega, una persona che deve entrare in sintonia col gruppo e tirare fuori il massimo, già da Frosinone, perché non c'è tempo da perdere, bisogna sono d'accordo. Assolutamente, ricordiamo le ultime tre esperienze tutt'altro che saltanti, Giancarlo, da parte di Gianluca Grassadonia. Però io non credo a queste cose, molti sportivi hanno detto in queste ore, però Grassadonia viene da tre esperienze negative, ma non è il curriculum che scende in campo. Bisogna sempre valutare l'operato, il lavoro di un allenatore. È vero, lui a Vercelli non aveva, tra l'altro per inciso, una grande squadra, esonerato, richiamato e poi di nuovo esonerato, batté il Pescara di Pillon 3-1, era la terza partita di Pillon sulla panchina del Pescara e fece una buonissima gara, sì, caratterizzata da un'espulsione di Crescenzi dopo 6 minuti, d'accordo, però la Pro Vercelli giocò un'ottima partita. Stessa cosa dicasi per Pescara-Foggia era la quarta partita del campionato successivo, il Foggia ha messo in grave difficoltà quel Pescara, il Pescara di Pillon, sbagliando anche un rigore con Mazzeo, riuscendo a creare diversi pericoli, il Pescara riuscì a prevalere solo nel finale con un colpo di testa di Gravillon. Anche a Foggia le cose non sono andate bene, ma c'era una pesante penalizzazione.
poi ha provato un recupero in extremis dopo l'interregno. Probabilmente, questo è il mio sommesso punto di vista, Oscar, sbagliato dare in quel momento la squadra a Patalino, che ha fatto male oggettivamente. Se fosse rimasto probabilmente in quelle 11 partite ancora Grassadonia, magari staremmo a fare altri discorsi. Tra l'altro, la curiosità, fu esonerato Grassadonia e Foggia, la prima partita in panchina il figlio di Pavone la vinse con la Cremonese 3-1, correggimi se sbaglio, Oscar. Esatto, che allenava la primavera del Foggia. Che allenava la primavera del Foggia. Poi lo scorso anno è andato effettivamente male Grassadonia, perché è subentrato a Uteri alla guida del Catanzaro, una squadra importante del campionato di Serie C. Un paio di mesi giù di lì e poi è arrivato l'esonero dopo la sconfitta patita a Teramo il 24 gennaio dello scorso anno, del 2020. Quindi è chiaro che è un allenatore che vuole rilanciarsi. Sì, io gli vorrei dare delle attenuanti, certo. perché a Vercelli mi sembra che fosse il suo primo anno di Serie B, no? Sì, non so se sbaglio, sì, quindi vero, chiaramente ha pagato un po' lo scotto. Non era granché neanche la squadra. Non eh? Era granché C'era neanche. Mammarella terzino sinistro. L'anno scorso, passiamo a Catanzaro perché... Parli di Foggia, poi no, dopo... la parentesi Foggia l'ha già sviscerata Oscar. Passando a Catanzaro, c'è un conto e mettere insieme una squadra per puntare a salvarsi, è un conto dover vincere un campionato, certo. Era più difficile. Quello che ha detto Busellato mi è piaciuto. Ti è piaciuto? Nel senso che lui ha detto è un allenatore che quando entra in campo i giocatori sanno quello che devono fare. Sì. Ora, secondo me, questo è stato anche un problema nella gestione Breda. Nella gestione Oddo c'aveva tante idee, anche perché non dimentichiamo quando siamo andati in Serie A ha fatto un calcio magnifico. C'aveva tante idee, ma non c'aveva disponibilità dei giocatori. Breda, sinceramente, la fase offensiva era un po' occasionale, ecco. No, senza cattiveria, cioè non è che c'era un... Io non chiedo tanto, uno schema almeno, uno schema riconoscibile che quando... Schemi attacchi... che abbiamo visto però all'inizio del campionato, li abbiamo visti quindi, cioè schemi visti poi all'inizio del campionato. Allora, ragazzi, il gioco non si è mai visto. Non li abbiamo visti, cioè, no, il gioco non l'abbiamo mai visto, però... Devi fare la guerra adesso per vincere le partite, Giancarlo, non puoi, il gioco è una cosa inutile. Che significa avere il gioco? Te lo spiego, io non sto parlando di gioco. Io sto parlando di avere uno schema, perché quando i giocatori del Pescara recuperano palla, non sanno cosa farne. Beh, nelle prime 8 partite non è stato così. La gestione Breda non mi pare che sia stato così. Qual è uno schema riconoscibile? Aveva un'identità. La squadra recuperava palla. Palla lunga a Seterre. Ma è stato sempre così questo. Diciamo, io invece un'idea, almeno uno schema, uno schema e mezzo, che ce l'abbia, almeno questo mi auguro. Sì. Poi sono d'accordo, stranamente, a metà con te e a metà con Pierpaolo. Addirittura, quindi sei equidistante. È vero che il Pescara non può prescindere dalla difesa a tre, perché c'ha dei giocatori molto lenti. Ma per forza. Però è altrettanto vero che se non mette un trequartista in più davanti non arriva mai nella porta avversaria. Allora la soluzione dovrebbe essere quella che dicevi tu, il 3-4-1. Io 2-1. Non vorrei mettere nella piaga. Però se metti poi siccome Pescara, no, però poi ha dimostrato poi col 3-4, sì, cioè che con i due esterni, sì, che ci sono solo due centrocampisti e ogni volta che ha giocato solo con due centrocampisti, allora, è stato un disastro. No, poi sarà un problema di Grassadonia, perché a centrocampo ci sono in questo momento, perché abbiamo anche la rosa. Sono 11 centrocampisti, compresi Maestro e Macini. Vogliamo togliere Maestro e Macini, che giocano magari da trequartisti, ne diventano 9 per 3 posti. Certo, perché ci sta De Sena. 9 per 3 posti. Allora, quindi, ci sta anche, ragazzi, un'altra cosa. Un incontrista dovrebbe giocare sicuro, perché tipo Busellato, ora è stata anche una cosa un po' strana. Certo. E Busellato, un giocatore tipico delle squadre di Breda. Eppure Breda non lo faceva giocare. Su questo facciamoci qualche domanda. Posso dire una cosa? Prego. Allora, io ogni tanto, nei momenti più bui di questa stagione, se voglio trovare un motivo per mettermi a ridere, ripenso al finale della partita di Ascoli, quando dopo 3 allenamenti del nuovo allenatore qualcuno dichiarò: ora finalmente siamo una squadra, dopo 3 allenamenti. Tu stai citando Galano. Penso che oggi, no, oggi si è capito il valore di quella dichiarazione. Allora,
Oggi purtroppo sono passati ancora mesi e il Pescara continua a non essere squadra. Ma infatti io non quindi voglio... la responsabilità è degli allenatori che sono succeduti, questo... ma è anche di un organico che si è dimostrato inadeguato. Questo lo abbiamo ormai assodato e acclarato. Io non voglio discutere con Pierpaolo, ci mancherebbe. Però se un giocatore... Mi faccio una domanda, ecco, e la pongo anche a Oscar e all'avvocato Nucifora. Se un giocatore dice, va via un allenatore... Ne arriva un altro, vinci la partita, sono passati solo 3 giorni, 3 allenamenti e il Galano dice adesso siamo una squadra, io mi chiedo, probabilmente l'allenatore precedente non è riuscito a creare un gruppo, ha avuto problemi di gestione nel creare l'empatia, sì, probabilmente allora, c'è anche questo. Sicuramente. Oh, ecco, quindi questo almeno assodiamo anche questo dato di fatto. Però sennò poi... quando un calciatore, chiunque esso sia, adesso in questo caso è capitato Galano, ma per carità, ma non è stato neanche l'unico, sì. Alcuni lo hanno detto in maniera più velata, cioè questo fa capire che a volte si dicono anche frasi sciocche nel senza senso. Certo. Dopo 3 giorni nessun allenatore al mondo ti può far diventare una squadra. Certo. Può cambiare la tua predisposizione, sì, no, può portare sì. dei correttivi minimi, perché però, in 3 giorni anche i correttivi tu, sono minimi. Però tu ma non diventi una squadra in 3 giorni. Sono d'accordo con te, quindi Pierpaolo. Questo era un messaggio che faceva... Concludo. Sì. A volte è stato anche sincero, devo dire, perché quella fu una dichiarazione... coram populo del fatto che prima i rapporti non andavano, certo. Perché altrimenti uno che fa il calciatore professionista non gli può venire mai in mente che dopo 3 allenamenti uno ti fa diventare squadra. Vabbè, era anche infatti il caso che specifico dire. Di Galano prima che aveva litigato credo, con credo Londo, neanche, era stato messo, credo neanche il vostro maestro cioè, dopo 3 allenamenti la congiuntura, ma probabilmente è stata non che solo hanno lui hanno però. Intervistato Galano perché ha segnato, sì. Galano era l'unico che era stato messo fuori squadra, però voglio dire, se no sembra una cosa personale contro Galano. Infatti, non era sicuramente l'unico che aveva problemi. Non c'è una cosa personale mia nei confronti di Otto, è solo che quello che dici tu l'hai sempre dichiarato e sottolineato, ribadito in questa trasmissione. In questo calcio, nel calcio moderno, è fondamentale soprattutto la gestione dei rapporti, dello spogliatoio, perché poi la gestione ti fa fare qualcosa in più anche in campo, evidentemente. Ti ripeto, che non sono d'accordo con quello che dici, Massimo, sì. Perché... Allora, intanto dipende sempre dalla personalità, però il calcio è un gioco collettivo e in questo gioco collettivo l'allenatore è la pedina più importante. Sì. E cito un amico di Pierpaolo. 2 anni fa, cioè quando Allegri allenava ancora la Juventus, per un diverbio con Bonucci, a fine campionato Bonucci dovette andare via e restò l'allenatore, e per me è giusto così. Poi Bonucci si è coperto il capo di cenere ed è ritornato a Torino. Io penso che i ruoli in un gruppo, sì, mi ricordo l'esclusione della partita di Porto, no? Se non vado, potremmo parlare anche di un'azienda. Il direttore di un'azienda è sempre più importante nella gestione del personale. Allora, da questo punto di vista, ovviamente deve andare in sintonia. Allora, da questo punto di vista, un calciatore, e in questo caso mi riferisco a Galano, non deve mai dire quello che ha detto dopo la partita di Ascoli, ma non perché c'è l'omertà, perché è un atteggiamento quello sbagliato che crea dei presupposti affinché il nuovo allenatore poi si debba trovare in un'altra situazione. Quindi io penso che Oddo avrà avuto le sue ragioni per far fuori Galano. E in quel caso Galano avrebbe dovuto dimostrare negli allenamenti di essere un giocatore, diciamo, che meritava di giocare, anche perché il giocatore, quando poi dice quelle cose, dato che è lui che va in campo e poi Galano noi l'abbiamo visto dopo che cosa ha fatto, puoi sbagliare dei gol, puoi non giocare bene, quindi da questo punto di vista io credo invece che il calcio è gestione degli uomini, ma per gestirli devi prendere delle decisioni. E ti ho fatto l'esempio di Allegri, è un giocatore che è un campione come quello di Bonucci. Allegri non ebbe nessuna remora, ma oppure prendiamo il caso su quali non sono d'accordo, perché tra l'altro ce l'avevo pure a Fantacalcio, mi ha fatto perdere un sacco di punti, di Papu Gomez e Gasperini. Gasperini a un certo punto ha detto basta, io lancio Pessina, tra l'altro apro e chiudo parentesi,
giocatore che voleva Zeman a Pescara praticamente a zero e non sì. l'ha preso. Anche Pessina. Vido. Anche Vido. Pessina. E Pessina si sta rivelando... Anche Bastoni, per, ci mettiamo anche cioè, Bastoni. Si sta rivelando la rivelazione del campionato, quindi sì. alla fine no, ma, è giusto che sia l'allenatore a prendere ma Oscar, questo è acclarato, ma io non sto dicendo che Galano abbia fatto bene, anzi per me ha sbagliato a dire quelle cose, non sono neanche d'accordo con Pierpaolo, cioè ha sbagliato, non esiste che un allora siamo d'accordo. Però no, ma io mi chiedevo, evidentemente c'è qualcosa che non è andato nella gestione. Io intendevo parlare di gestione ma dello quello, spogliatoio. Ma quello è non sto parlando di Galano. Che la gestione non sia andata davanti agli occhi di tutti. Però bisogna dirlo. Perché no, sennò, però la differenza tra la mia idea e quella tua è che io ritengo che la gestione sia molto importante, ma non possa essere solo responsabilità dell'allenatore. Cioè, se c'è un problema di gestione, quasi sempre le responsabilità stanno da tutte e due le parti. Sì. Cioè io dubito che sia un allenatore negriero e i giocatori povere vittime. Oggi il ruolo del giocatore non è questo, il giocatore ha un potere enorme all'interno delle società. Sicuramente ha sbagliato Oddo, io non credo di aver mai detto il contrario e non ho mai detto che non andava esonerato. Certo. Però quando dopo si vuole, come dire... assolvere tutti gli altri no, allora qua non mi sta bene più. Beh, se qualcuno l'ha fatto ha sbagliato, io non ho assolto nessuno anche perché non mi sento chiamato in causa sicuramente. Per me il bianco e il bianco, la gestione del gruppo è complicata e ci sta che certo. vada via l'allenatore perché l'allenatore è uno e quindi è chiaro, però questo non significa che certo. gli altri siano stati solo delle vittime. No, assolutamente, io però siccome penso di essere una persona molto chiara e cristallina, io ripeto, per io me non ho assolutamente bianco, nulla contro Galano, lo sai come la penso un io? Ottimo calciatore. Per Paolo, tu in sei troppo intelligente. Con l'adrenalina probabilmente tu sei intelligente, non detta sai come freddo, la penso io? Io sono se il bianco o è bianco o è nero, il grigio per me non esiste. Quindi se però tu esiste nella realtà. Però non dovrebbe esistere perché io ripeto sempre no, ma non esiste che o è bianco o è nero una cosa, non c'è un grigio. Allora, se guarda, tu accetti. No, se il regista ci inquadra questo tavolo, no, che colore assolutamente. Se tu io sono daltonico, io lo sai che, a che cosa mi voglio riferire. Se tu accetti una situazione, ti devi prendere le tue responsabilità. Se non ti piaceva quella situazione, te ne dovevi andare. Tutto qui. Non ci sono altre vie, vale non ci sono altre interpretazioni. Questo che dico io. Gli allenatori è chiaro, ma chi dice il contrario? Ma io, stiamo parlando, infatti, di un allenatore che avrebbe dovuto fare una cosa, secondo me non l'ha fatta. Breda è stato esonerato, un punto in 6 partite, ci sta. Stop. Esattamente fine. Come Oddo. Fine. Invece, però Breda, che non aveva fatto la squadra, che è subentrato, aveva fatto molto bene per 8 partite. Io sto dicendo solo questo. Però purtroppo ultimo era e ultimo era. Lo so. Beh, la situazione è molto diversa, perché se andiamo a vedere era solo l'inizio quello di Oddo, 9 partite, 7 sconfitte, 4 punti, 6 gol fatti, 19 subiti. Mi sembra che le cose siano un tantino diverse. Andiamo in pubblicità. Eccoci qui, 22-29, dobbiamo ancora parlare di calcio con la C maiuscola, però volevo sentire sull'argomento Enzo Lucifora, dall'alto della tua esperienza, caro avvocato, vabbè non è questo un dibattito tra me e Pierpaolo, però ecco, qual è la tua idea sull'allenatore, sulla funzione di un allenatore? Importante la gestione dei rapporti soprattutto oppure è più determinante altro? Ma io penso che tante volte quando andavo ad assumere un allenatore non parlavo mai di calcio perché tanto hanno fatto il supercorso a Coverciano, hanno giocato a pallone, quindi sanno di calcio. Io cercavo di capire come intendeva i rapporti con i dirigenti, i rapporti con la stampa, i rapporti con i tifosi, come si imponeva, che tipo di autorevolezza aveva per essere un leader, come si sapeva imporre sul gruppo, se con le argomentazioni o con essere molto, molto vicino alla squadra. Bisogna capire il personaggio. Ora Oddo fece delle dichiarazioni prima di Lecce, se vi ricordate, adesso scelgo i giocatori che mi porterò da qui alla fine, gli altri di scatto, cioè fece quasi una scissione del gruppo, ormai era in frizione con la squadra, era chiaro. Secondo me
Galano ha sbagliato a dire quelle cose dopo tre giorni, perché è la prova provata che praticamente lo spogliatoio era spaccato, questo è poco ma sicuro. Quindi ha sbagliato a dirlo, soprattutto perché Brede era da tre giorni a Pescara, ma quello che lascia perplesso il comportamento di Oddo anche dopo l'esonero. Secondo me Oddo non doveva venire a Pescara dopo la partita di Perugia, anche perché non è stata una cosa deontologicamente valida. C'è stata la recessione del Perugia a favore del Pescara, tu non puoi lasciare il Perugia e venire a Pescara. La scelta di Sebastiani è stata errata, la costruzione della squadra ancora di più, e la non conferma di Sottile è stato un errore veramente grave commesso dalla società Pescara, ed è sta pagando le conseguenze. Ricordiamoci che il Pescara è retrocesso sul campo anche l'anno scorso. Certo, questo è vero. Quante possibilità di salvarsi secondo l'avvocato Lucifora il Pescara? Ho detto, fatto tre step da 8 punti l'uno. Sono 24 punti, 17-41, sperando che a 41 ci siano i play-out. Ah sì? Quindi a 41 i play-out, l'anno scorso i play-out a 45 ci sono stati. Secondo me la media è più bassa, il Cosenza sta perdendo, quindi diciamo che i play-out stanno a 22 punti, e la squadra che è quarta quinta non credo che faccia più di 17-18 punti in 15 partite, ne farà massimo 20-42, ecco, a 42 ci stanno i play-out. A 42 sì, ci sono i play-out. Tanto per non sbagliare, abbiamo tre scontri diretti in casa, Entella, Ascoli e Reggiana, e quei tre li devi vincere. Ah sì, beh, questo altrimenti, sì. Non si può prescindere da quelle vittorie, assolutamente, vero avvocato? Cioè, gli scontri diretti li devi far tuoi. Insomma. Praticamente il Pescara su 15 partite ne deve vincere minimo 8. 15 partite, 8 vittorie si può fare secondo te, Giancarlo? Mi sembra un po' sono 24 punti e 17 e 41, trovare qualche pareggio. Ci stanno gli scontri diretti a Cremona, lo scontro diretto a Cosenza, lo scontro diretto in casa con l'Ascoli, però bisogna vincere le partite, non è facile. Il problema è, come dicevi all'inizio della trasmissione, avvocato, però, che il calendario nelle prossime 5 partite non è affatto rassicurante, perché vai a Frosinone, poi arriva il Lecce, vai a Cittadella, c'è la Spal in casa e vai a Lignano Sabbiadoro col Pordenone. Diciamo che, che in base a quello che dice l'avvocato, che è una cosa che mi piace, in realtà, ti piace, cioè, sì, mi piace, sì. Ci dà un minimo di speranza. In realtà, prendendo i cicli di 5 partite, per fare 8 bastano 2 vittorie e 2 pareggi e una sconfitta. Quindi tutto sommato, i tre cicli, Pierpaolo sorride, in totale sarebbero 6 vittorie, sei vittorie è già più verosimile, 6 vittorie su 15. 8 mi sembra un po' tanto. Io mi sto perdendo in questi numeri, in questi calcoli, perché ha ragione Pierpaolo a sorridere, avvocato? Perché è difficile, non è facile che questo avvenga, quindi lui sorride perché dice un'illusione, però la ditta medica te lo permette. È chiaro che la squadra che abbiamo visto se lo sogna di poter fare 24 punti in 15 partite quando ne ha fatti 17 in 23. Ma infatti sorridevo per questo, Enzo, perché tutto è possibile, però deve essere diversa la squadra, perché altrimenti certo. Anche perché per vincere partite devi segnare, chi segna? Va bene, perché questo è un altro problema. Segnare, ma almeno tirare l'allenatore, in porta. Però adesso c'è anche l'allenatore nuovo, vediamo che cosa fa. Però finché la rete medica ti dà la possibilità, bisogna lottare, bisogna bisogna dare tutto per la città, per la maglia, ti dirò tifosi, di più, tu sei una vecchia volpe, no? Quindi sai benissimo quantomeno provarci. Già a Frosinone un punto sarebbe già un grande segnale, però è chiaro che poi con il Lecce devi vincere, e io non so se ci sta la qualità per far sì che questo avvenga, ma quello che io chiedo alla squadra è il cuore, l'attaccamento, la forza fisica per poterlo fare, perché anche sotto il profilo atletico l'ho visto molto male. Assolutamente. Massimo. Sì, Oscar. Allora io, se fossi al posto di Grassadonia, avrei già fatto una cosa oggi pomeriggio, cioè? Nello spogliatoio,
rinunciando a mezz'ora di allenamento, gli avrei fatto vedere l'invasione dei pescaresi a Bologna e le feste di promozione con Galeone e con Zeman, e gli avrei fatto capire che si trovano in una città che ha sempre apprezzato il bel calcio e che ha seguito la squadra quando andava così. Adesso c'è il lockdown, questo non è possibile, ma è una città diciamo che è abituata a vedere grandissimi giocatori, grandi allenatori, ma soprattutto vittorie. Io penso che debba lavorare su questo. Ho capito, ma la realtà un po' stile grande Dino D'Angelo. Ma guarda, sì, ma Dino Oscar, è bravissimo. Sì, ma lui è bravissimo. Dino ormai mi segue al volo. Ho capito Oscar, ma la realtà è un'altra. Cioè, sì, noi stiamo vedendo delle immagini. Però la realtà. Sì, ma stiamo vedendo delle immagini di 34 anni fa. Sì, allora. Possiamo prendere quella di 5 anni fa. È l'ultima volta. Posso fare una deroga dal calcio? C'è ogni città ha un suo genius loci, una ragione per cui è nata e una ragione sulla quale si costruisce e si ricostruisce nel tempo. Questa, cioè, le persone piace, la ricostruiscono nel tempo. Il genius loci di Pescara in relazione alla dimensione sportiva, diciamo, è Galeone, è Zeman, è il bel calcio, diciamo così, più che legato a dei nomi. Certo. Allora, secondo me in questo momento conta più fargli vedere questo Adriatico ai giocatori e dirgli che questo li attende il prossimo anno quando finirà il lockdown. Dopo in campo è tardi, secondo me, per impostare la squadra su nuovi moduli, su nuove tattiche. Bisogna giocare, mettere in campo quello che uno sa fare. Io partirei da quello che ha detto Pierpaolo. Machin e Galano sono due che sono gli ultimi due che hanno fatto vedere le cose buone a Pescara. Parti da quello e chiedi a tutti di dare il 150% e basta. Insomma, secondo me, un po' come faceva Elenio Herrera, un po' come suppongo facesse Mourinho quando diceva alla stampa che sentiva avvicinarsi il rumore dei nemici. Secondo me questo. Bisogna lavorare su questo, oppure porterei, appunto, ce l'ha già i giocatori che queste cose l'hanno fatto in campo, Campagnaro e Sansovini. Secondo me, ecco, quello che sta facendo adesso Dino D'Angelo dovrebbe farlo anche Grassadone. Io credo che questo potrebbe aiutare molto di più i calciatori che una seduta tattica in più. Tra l'altro Grassadonia, che è stato un allievo di Zeman 92-93, a Foggia in Serie A, il fantastico Foggia di Zeman. Però volevi dire qualcosa? Solo completare, è bella l'idea di Oscar. Il problema è che tu gli fai vedere questo dicendo cosa li attende l'anno prossimo. Sono 18 giocatori in prestito, l'anno prossimo ci sta più nessuno di quelli. Vabbè, però già, Pierpaolo, questo lo sappiamo da tantissimo tempo, bisogna far leva su quello per cui ognuno di noi guarda il calcio e quelli che giocano. Noi siamo troppo romantici, caro Oscar. Senza il cuore e senza il romanticismo non trovo nessuna però parte. Purtroppo i giocatori oggi non sono così. Capisci perché mi sembra, sono messo più lontano, perché non sei il mio tipo. Sarai anche romantico, ma però stavamo parlando che ti venissi in mente di celebrare San Valentino in ritardo, del calcio biancazzurro. Stavamo parlando di uno dei due maestri del calcio biancazzurro, la storia del calcio pescarese. Benissimo. Zeman, gennaio 2012, guarda un po', Pierpaolo, questa azione, i monitor sono lontani, non ci vedo. Adesso sì, questa è la partita di Nocera, la fantastica azione che purtroppo non il gol di Nocera, non i gol, no, questa non si tira fuori. Non è giocata perché Sansovini tira fuori. Guarda qua. Questa, perché ti metti le mani davanti agli occhi? Giocano tutti, ovviamente il più forte calciatore italiano inizia l'azione, che è Lorenzo Insigne, e si muovono tutti, guarda che sincronia nei movimenti. Vabbè, stiamo parlando di fantacalcio, tenendo presente che in quella squadra giocavano Zanon, giocava Balzano, cioè non giocavano fuori classe. E anche quando dicono che quella squadra aveva Insigne, Immobile e Verratti, vorrei sommessamente ricordare che Insigne veniva dalla Serie C e che stava andando a Crotone e che venne a Pescara solo perché lo chiamò Zeman al telefono, che Immobile aveva segnato 2 gol nella stagione precedente e che Verratti l'anno prima aveva giocato 4-5 partite. Quindi quei giocatori sono diventati quello che sono diventati anche grazie all'aiuto di un maestro di calcio come Zeman. Per esempio, pensavo di far vedere la festa, però se gli facesse vedere anche questa azione, secondo me male non farebbe, Grassadonia. Avvocato, che ne pensa di rivedere quell'azione fantastica e di Zeman? Che Zeman l'ha conosciuto lui, a Messina.
Ma guarda, io Zeman lo conosco molto bene, allenatore, ma lui stava le ore per una palla inattiva sul campo a lavorare. La ripetitività del gesto, la ripetizione del gesto, che è fondamentale. Una volta, un sabato, che c'era la rifinitura, e a luna dovevamo pranzare, la squadra doveva pranzare. Io ero in ritiro, aspettavo la squadra che tornasse dall'allenamento, non veniva nessuno. Telefonavo allo stadio, non mi rispondevano. Prendo la macchina e vado al Celeste. Trovo Zeman in campo con la squadra che provavano un calcio d'angolo e finché non si arrivava alla perfezione, lui non interrompeva l'allenamento. Quindi quello era il lavoro di giorni, ore, mesi, per arrivare a quel calcio, il sacrificio dell'allenatore, dello staff, della squadra, e quindi l'applicazione continua del calcio. Certo. Oggi come oggi questo non può avvenire perché non c'è il tempo, anche se Crassadoni è stato con Zeman, di applicare quelle che sono le norme del calcio spettacolo. Pertanto bisogna puntare, ecco, alle strategie per arrivare al risultato, perché tanto le tattiche le abbiamo viste tutte, e tutte le tattiche hanno portato solo sconfitte con questo Pescara e con questa rosa. Perfetto, come sempre. Se posso aggiungere una cosa? Sì, andiamo a chiudere. A proposito di quel filmato di Nocera, adesso parlando seriamente, quello forse sarebbe veramente utile farlo vedere, perché per esempio se c'è una cosa che è mancata clamorosamente, soprattutto per una squadra che gioca con due esterni così, è che non si è mai visto una situazione in cui uno dei due esterni va a chiudere un'azione. Certo. E lì quello veramente potrebbe essere un esempio visivo importante, perché ad esempio Bellanova, che è un giocatore sicuramente di prospettiva, sicuramente non pronto in questo momento, devono incidere, è uno che ha con quel potenziale fisico purtroppo lui va solo dritto sul binario. Sì. C'è l'idea di andare ogni tanto, come faceva Zappa ad esempio l'anno scorso, andare anche dentro il campo a chiudere l'azione. Lo so, quello sarebbe già un passo avanti. Lì c'è bisogno di un istruttore. Però insomma è chiaro che Bellanova ha l'età dalla sua, perché è giovanissimo, beato lui, è un 2000 e ha sicuramente grandi potenzialità. Giancarlo, a chiudere. Io sono adesso curioso, come immagino tutti, di vedere che cosa farà a tre. A parte, ma anche le scelte degli uomini. Questa è la mia previsione, non ci ho parlato. A parte la tattica, anche le scelte degli uomini. Quindi sono curioso. Lì sarà un po', lì farà fatica, perché con 30 giocatori non sono tutti a disposizione, però sono troppi. E poi oggettivamente sono troppi. Quello l'aveva detto anche Pierpaolo prima, ma l'avevo pensato anch'io prima di dirlo. Cioè, vedere Drudi e Galano che condizioni sono, perché si sa che i giocatori che vanno in panchina sono pronti per giocare. Certo, quello non li fa giocare, quindi per cercare di capire assolutamente. Tra l'altro c'è da dire che Giannetti in dubbio anche per la partita di venerdì, elongazione dell'adduttore, ha già saltato credo le prime tre partite quando è arrivato a Pescara, insomma bisognerà valutarlo nei prossimi giorni. In dubbio anche Maestro, anche lui accusato nei giorni scorsi un infortunio di natura muscolare, un risentimento muscolare alla coscia. Vedremo quello che succederà. Sorensen domani dovrebbe rientrare in gruppo, oggi non si è allenato. Insomma, i problemi ci sono, non solo dal punto di vista della classifica, che la possiamo anche rivedere. Ultimo posto insieme con giusto per capire un po' quali possono essere gli sviluppi, anche perché il Cosenza perde 2-1 in casa con la Regina, siamo all'83esimo, quindi partita ancora in bilico. Si sono fermate ieri Ascoli ed Entella. Il Cosenza sta perdendo, in questo caso se dovesse perdere il Cosenza i playout resterebbero a 5 punti, quindi diciamo che la situazione è difficile ma non impossibile sulla carta, perché ci sono 15 giornate da qui alla fine del campionato. È chiaro che il Pescara ha un calendario tutt'altro che rassicurante nelle prossime 5 giornate. E comunque, tanto per chiudere contraddicendoti ancora, secondo me da adesso alla fine del campionato qualche infortunio
non sarà, secondo me non dispiacerà neanche troppo l'allenatore, perché eviterà qualche scontento, e in questo momento di tutto c'è bisogno, tranne anche di gente scontenta. E perché mi hai detto contraddicendoti? No, nel senso che la squadra, ci sono molti infortuni, come se fosse un problema. Io veramente mi preoccuperei, no, per gli infortuni, certo, magari per... se sono tutti nello stesso reparto, l'attacco Seder non mi pare in buone condizioni, eufemisticamente. Giannetti non rientra, insomma, c'è qualche piccolo problema, diciamo piccolo tra virgolette, per quanto riguarda il reparto d'attacco, però staremo a vedere. Grazie. 2-2 Regina Cosenza. Ecco, vedi, abbiamo parlato troppo presto. 2-2 del Cosenza. E Cosenza chi ha pareggiato? Vediamo un attimo, così diamo un... Va bene, ma non è... Carretta sul rigore, ma non è un risultato negativo. No, vabbè, ma non era... scappa la Regina, no, infatti, va bene così. Diciamo che i punti sono 6 e non 5 dai play-out. Ma non scappa la Regina, assolutamente. Che se non si metteva... Va bene, assolutamente. Va bene. Grazie. La Regina è già 0-2 nel confronto diretto. Certo, lo so, infatti. Lo so. Ringraziamo sia l'avvocato Nucifora, grazie avvocato, ha impreziosito la trasmissione. Che domenica, così, che, sì, che venerdì a Frosinone scendono in campo 11 cinghiali feriti. Assolutamente, speriamo che sia così come dici tu, avvocato. Grazie. Comunque, se, grazie, vedete davvero, 11, se vedete 11 cinghiali, non sparate, per favore. Come hai detto? Se vedete 11 cinghiali, comunque non sparate, per favore. La battuta di Pierpaolo ci sta tutta. Grazie avvocato, davvero gentilissimo, siamo amici, ci sentiremo nelle prossime ore. Ciao, grazie ad Oscar, anche lui ha nobilitato, grazie, il consesso, grazie. Grazie a te Massimo, saluti a Pierpaolo, a Cifora e a Giancarlo. Abbiamo concluso degnamente, no Oscar, con quell'azione che rimarrà negli annali della storia del calcio. Beh, rimane sicuramente nel mio cuore rimane, mi ricordo esattamente dove ero seduto al Nocera Inferiore, e mi ricordo esattamente che ho fatto saltare tutto il tavolo. Okay. Pensa un po' se avesse segnato Sansovini, che cosa sarebbe accaduto. Grazie Oscar. Scusami, la prossima volta che ti inviti ti porto una chicca di ritorno da quella partita. Eravamo con la mia macchina, abbiamo trovato il piano delle 5 miglia pieno di neve, che abbiamo filmato, è un filmato imperdibile. Sì, assolutamente, quindi inedito, imperdibile e inedito. Sì, grazie a Oscar Bonamano, grazie a Giancarlo Febbo. Tu eri con Oscar? No, io non ero con Oscar. No, però io ho visto il filmato. La cosa più bella è che a un certo punto un se altro adesso collega, ce lo dici, ce lo deve far vedere. Gli ha chiesto, no, vabbè, gli ha chiesto. Ma questa macchina, cioè quattro ruote motrici, e Oscar, non lo so. grazie Giancarlo, buon lavoro, grazie a Pierpaolo Marchetti, che ritroverete naturalmente, immancabilmente direi, lunedì prossimo sempre alla stessa ora. È una minaccia. No, assolutamente. Grazie a Dino D'Angelo in regia, a voi per l'attenzione, ancora una buona serata.